ازاي في اللي دربكها نار عليها بنمرد الرسم نار اهيني دسم قبلي بن. Benvenuti nella sala prove, la più piccola dell'Hi-Fi Time Review. Vi presento oggi il convertitore più piccolo, il modello entry-level della Italiana Pathos. Si tratta del modello Converto, che ha una costruzione, una realizzazione estetica molto ben fatta, molto raffinata, e con delle particolari caratteristiche anche che adesso andrò ad analizzare. Intanto descriviamo un pochino la macchina e poi il contesto dove è stato utilizzato. Come potete vedere, partendo proprio dal contesto, ci sono dei diffusori Dynaudio che ricevono il segnale da diverse amplificazioni. Abbiamo usato stato solido e valvole per capire il comportamento del segnale trattato dal converto e capire quindi le differenze soniche cambiando un anello della catena che è l'amplificazione. In questo caso abbiamo usato uno scandinavo Pladelius dal suono piuttosto trasparente e aperto in gamma alta. Siamo poi passati ad un Sagden inglese dalle sonorità profondamente diverse rispetto alla precedente elettronica, dal suono molto più caldo, molto più vellutato e più ambrato timbricamente. Infine un valvolare, un Almarro, la 318B da 18 watt per canale, grande trasparenza e per essere un valvolare anche notevole dinamica. Diffusori diversi, in questo ambiente più piccolo abbiamo usato questa coppia di Dynaudio modello Confidence, straordinari diffusori, dal notevole rigore, dalla correttezza timbrica e dall'eccellente ricostruzione scenica. Abbiamo poi usato anche dei piccoli diffusori da pavimento con gli Asteri Audio, che poi vedremo più nel dettaglio, ma anche del Vienna Acoustic e del Legato Audio, sempre da stand per ambienti un pochino più piccoli. È comunque un convertitore che può essere inserito anche in impianti un po' più importanti di questi, dove ci sono soltanto degli integrati, anche con pre-finali farà la sua ottima figura. L'importante è fornirgli il segnale da una buona sorgente, che sia una sorgente meccanica per la lettura dei CD o una sorgente di file come per la nostra interface. L'importante è che gli arrivi un buon segnale ben trattato con un buon cavo digitale, possibilmente realmente a 75 ohm. La macchina è molto semplice, adesso la vedremo un po' più da vicino e un po' più nel dettaglio. Il converto ha una struttura molto elegante nella sua semplicità, il materiale è alluminio molto ben lavorato con finitura anodizzata, sembra quasi sabbiata al tatto, molto piacevole da vedere e da toccare, con inciso il logo del marchio. È molto semplice il funzionamento di questa macchina, ha semplicemente due pulsantini, uno per l'accensione dello standby, mentre l'altro seleziona i vari ingressi. Questo che vedete, questo pomellino qui, non regola altro che il volume dell'uscita cuffia. Andiamo a vedere adesso la parte posteriore per vedere le connessioni disponibili. Dunque, dicevamo, la parte posteriore del converto, il pannello posteriore con ingressi ed uscite, e si può già vedere a colpo d'occhio la ricchezza delle connessioni possibili. A parte l'alimentazione, che vedete qui molto semplice naturalmente, vi è un primo ingresso di tipo USB per poter collegare questo convertitore ad un normale PC. Vi sono poi diversi ingressi SPDIF di tipo digitale dall'ottico, uno SPDIF RCA 75 ohm che è selezionabile tramite questo switch che permette di passare tra l'ottico e lo SPDIF. Ce n'è ancora un altro sotto di ingresso sempre SPDIF di tipo RCA e poi altri ingressi stereo linea. Le uscite sono, a parte questa coppia RCA che io ho usato in questo caso,
ma anche una coppia di uscite XLR molto interessante per una macchina tutto sommato non costosa, come diciamo nella categoria del migliaio di euro circa. I due regolatori che vedete non fanno altro che regolare il guadagno e il bilanciamento del segnale. Il segnale che riceve in questo caso il convertitore, come potete vedere dalla parte posteriore del nostro lettore di file, l'uscita digitale con un cavo digitale a 75 ohm entra all'interno del convertitore. Il segnale viene convertito e esce con una coppia di cavi RCA e va all'amplificazione. Dunque, questo nostro convertitore in prova l'abbiamo usato con diversi prodotti che potete vedere in questa panoramica. Diversi sono stati i diffusori, li potete vedere, dalle Vienna Acoustic legate audio ad una coppia di astri audio da pavimento. E è stato confrontato anche con un convertitore dal nome prestigioso che è il MSB Technology modello Nelson DAC con alimentazione separata, che è collocato orientativamente all'interno della stessa categoria economica del Pathos Converto. Passiamo ora all'ascolto e alle considerazioni soniche di questo convertitore. Beh, come suona? Per il prezzo che costa e nella categoria dove è collocato sicuramente suona molto bene. Ha però una sua impostazione timbrica che è particolare e che lo farà apprezzare sicuramente dagli amanti del suono setoso, ambrato, è molto coinvolgente. L'impostazione timbrica è dunque calda, vellutata, le asprezze digitali praticamente non esistono. Ci sono informazioni, microinformazioni, c'è trasparenza. L'importante è mettere questo convertitore nelle corrette condizioni di lavoro, che sono una buona sorgente affinché gli arrivi un segnale, un file più corretto possibile, più puro possibile, e attraverso un cavo digitale di buona qualità, è fondamentale. Dopodiché le impostazioni e il carattere sonico che verrà fuori dall'insieme della catena d'ascolto all'interno della quale c'è questo convertitore risentirà naturalmente, come sempre accade, dai vari nervi della catena. Quindi scegliere un amplificatore valvolare piuttosto che uno a stato solido, scegliere un classe A piuttosto che un classe AB, porterà a delle soluzioni soniche ovviamente differenti. Io ho notato, collegando il valvolare per esempio, immediatamente una trasparenza, un'apertura molto forti. Quindi è vero che questo convertitore ha un'impostazione timbrica calda e vellutata, ma se ci si accoppia, si mette in un contesto di lavoro con elettroniche molto trasparenti, questa condizione timbrica viene ovviamente compensata e stemperata. Consiglio cavi neutri, assolutamente neutri, per agevolare la fluidità dell'emissione di questo convertitore. E poi c'è ben poco altro da dire, perché è una macchina che non costa molto, è molto gradevole dal punto di vista estetico, come sono poi piacevoli e gradevoli da toccare, da avere nel proprio impianto tutti i prodotti Pathos. Sono di una bellezza incredibile, questo è piccolino, molto, molto semplice, ma rimane comunque quella progettualità, è un oggetto riconoscibile come un prodotto assolutamente della casa, un prodotto Pathos. Che altro dire? Ecco, un pochino di attenzione negli abbinamenti, ma chi ama la classe A o chi ama la classe AB avrà differenti risultati sonici, chi ama le valvole ne avrà ancora degli altri. Va bene una meccanica per far arrivare a questo convertitore un segnale, va secondo me ancora meglio, molto meglio, un lettore di file qualunque che possa portare al converto
un segnale magari in alta risoluzione, perché non dimentichiamoci che Converto lavora fino a 192 kHz, a 24 bit e 192 kHz, quindi fino a, quindi tutto quello che c'è fino a 2492. Anche cambiando i diffusori in questo contesto in cui è stato provato il convertitore, ovviamente ha portato risultati sonici diversi, ma questo è evidente. Diciamo che non si scompone, le caratteristiche soniche rimangono quelle, il suono del convertitore è quello, rimane quello con la sua impostazione. Io darei una leggera predilezione per diffusori un pochino tendenti al neutro e non molto caratterizzati. Esempio, Legato Audio che abbiamo provato, secondo me hanno un abbinamento un po' troppo scuro timbricamente. Io ho preferito Legato Audio perché più neutre, perché più trasparenti, perché più rigorose, eccetera. È anche vero però che sono diffusori di categoria economica ben diversa. Bene le Vienna, bene le Astri Audio, anche nella considerazione del fatto che sono diffusori, quelli di Astri Audio, di categoria non economicamente elevata, ma si riesce a trovare un delizioso connubio per chi vuole, con una cifra modesta, mettere insieme un piccolo delizioso impianto. Credo di aver detto tutto, vi do appuntamento qui nella sala prove delle nostre riviste. Alla prossima recensione, a presto. Azzai figli di robe che nor alle hoben mir der resten nor ein liebes mir gefällt.